Eccolo, se domani ragazzi, rieccoci quanti, carico in pante, arzilla nel canale, un altro bevi insieme con tante notizie ghiotte da dire. Per quello che ho aspettato l'ultimo, per stasera, per raggruppare tutto quello che avevo in mio possesso, è stato anche il video del pomeriggio, visto anche che comunque ieri si è giocato e quindi ovviamente oggi si è parlato molto della partita e poco di altre dinamiche esterne. Comunque la Juve sta ricominciando a vincere, però c'è tanto da dire sul fronte mercato, proprio perché oggi ufficialmente è cominciato il mercato, ovviamente già dal 2 tecnicamente, ma era praticamente festa, e quindi adesso si incominciano a vedere i primi nomi. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi. Benvenuti in community. Lo Stivella Magna raccoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande ardore. Allora, come ben sapete, il post Szczęsny diciamo che è ormai segnato. I nomi principali sono quelli di Vicario e Karnesecchi, che ieri ha fatto una grande partita, ovviamente è autore di comunque diverse parate che hanno tutto il risultato sullo 0-0, e se non fosse stato per quella bellissima punizione arcuata di Milik, ieri la Cremonese sarebbe riuscita a pareggiare contro di noi. Quindi Karnesecchi è sotto gli occhi degli osservatori e anche di Cherubini, che vuole fare follie per averlo, e quindi appunto nel titolo sono stato bello pimpante arzillo, perché la Juve potrebbe veramente assicurarselo. Molti dicono che addirittura è praticamente fatta la firma, però ovviamente c'è da aspettare. Szczęsny chiaramente va in scadenza 2024, non verrà rinnovato, anche perché avrà 34 anni e sinceramente si vede già che è in calo da molto tempo, lo dico anche appunto nelle live, e quindi ovviamente la Juve deve guardarsi intorno. Vicario e Karnesecchi sono i pretendenti a salire nel trono della porta. Ovviamente Perin, secondo me, può tranquillamente essere un primo o un secondo, intanto che comunque questi due ragazzi crescono, e appunto vedremo quando la Juve riuscirà a fondare il colpo. Ecco, l'altra cosa importante che voglio dirvi è quello che riguarda Danilo, perché si è ormai a ridosso del rinnovo, quindi la Juve non vuole farsi trovare impreparata al momento in cui Danilo scadrà, e ha pensato di rinnovarlo con anticipo. C'è già il SIL del giocatore, che ricordiamolo è ormai vice capitano, e soprattutto è diventato un leader in campo e fuori dal campo. Quindi Allegri vuole blindarlo, vuole assicurarsi che il ragazzo rimanga da noi. Ripeto, Danilo spegnerà comunque 32 candeline quest'anno, quindi è un classe 91, non è sicuramente un ragazzino, però per il ruolo che svolge nella difesa 3 può tranquillamente andare avanti ancora qualche anno. E quindi da un lato sono anche contento che rimanga. Ripeto, ragazzi, è comunque un campione, ricordiamolo quello che ha fatto a Real Madrid e al City, e quindi merita secondo me un po' di fiducia, mentre gli altri, che invece secondo me non devono essere rinnovati, sarebbero Sandro e Cuadrado su tutti, e poi Bonucci, che ultimamente spero non arrivi all'età di Chiellini alla Juve, perché altrimenti veramente non so più che cosa fare. Ecco, l'altra notizia fondamentale invece è quella che riguarda Locatelli, che in questo momento qua, siccome ha raggiunto un tot di presenze, scatta l'obbligo del riscatto. Quindi attenzione alle cifre e ai dettagli appunto che riguardano l'operazione di Manuel, che tra l'altro ieri è stato comunque protagonista nella vittoria risicata con la Cremonese, e ultimamente appunto, diciamo, nel momento di rinascita della Juve lui era sempre presente nel centrocampo, a volte con Fagioli, Miretti, McKennie, Kostic, Cuadrado, con chiunque è stato affiancato, anche Rabiot e Paredes. Diciamo che ultimamente è migliorato un pochino, non è il Locatelli che ci aspettavamo di vedere anche in nazionale o nel Sassuolo nelle migliori occasioni, però è un ragazzo che piano piano crescerà. Ecco, quello che bisogna sapere è che la Juve dovrà versare 25 milioni nelle casse del Sassuolo, pagabili in 3 esercizi, quindi ovviamente abbiamo avuto un prestito biennale gratuito, e quindi dobbiamo assolutamente pagare tutto questo post-datato, e adesso è arrivato il momento di buttare tutto l'acconto. Quindi appunto è un giocatore su cui la Juve punta, non lo vendremo assolutamente, quindi dobbiamo assolutamente sperare che questo ragazzo migliori, diventi comunque un leader, un pilastro del centrocampo, e prenda le chiavi in mano. Ovviamente se Pogba rientrerà non sarà certo lui la punta di diamante, però un giocatore che può fare sia la mezzala di inserimento, sia il regista all'occorrenza anche davanti alla difesa. Quindi, ragazzi, oggi solo notte lieta, come avete visto, non notizie strane, Juve in Serie B, non so, giochiamo male, cos'è sto schifo, cortomuso, non meritiamo di vincere, 3 punti rubati, di qua di là, perché so che attrarrebbe solo negatività, è comunque un circolo vizioso, un vortice che poi ti attanaglia e ti porta giù. E ricordiamoci che è inutile tartassarci più di tanto, perché Allegri non se ne andrà dalla panchina fino a giugno. Quindi
ripeto, sto avendo veramente la sensazione che è inutile provare a parlare di Zidane e Conte in questo momento, è inutile arrabbiarsi e inveire contro Allegri, e quindi mi limito soltanto a dire che siamo ancora indietro, c'è tanto da fare. Non sono contento ovviamente di quello, come stanno andando le cose, di come sta andando la Juve, però bisogna rimboccarsi le maniche e fare di tutto per sostenere la squadra. In questo momento comunque è buono, ma non buonissimo, perché siamo, ripeto, terzi a 2 punti dal Milan, 7 dal Napoli. Quindi questa Juve qua non può essere terza e non può non qualificarsi per la Champions. E ripeto, è stato uno scandalo ovviamente che siamo andati fuori dalla Champions League e ci troviamo in Europa League, quindi questo va detto. Ecco, per salvare la stagione la Juve deve assolutamente vincere un trofeo, che sia Coppa Italia, che sia campionato o Europa League, assolutamente, e arrivare nelle prime 4. Visto come si è messa la stagione, non è buono come risultato, bisognerebbe fare molto di più. Se ci fosse un altro allenatore sicuramente saremmo molto più in alto e saremmo avanti in Champions League, però ragazzi, con i secondi ma non si va da nessuna parte, e quindi bisogna fare necessità virtù. Poi bisognerebbe anche aggiungere il fatto che Allegri ha parlato comunque ai microfoni di Danzone Sky ed è comunque sempre lo stesso che abbiamo conosciuto prima delle ferie. L'unica differenza è che è un po' meno arrogante, però per il resto usa sempre la stessa retorica, e la cosa che non deve assolutamente fare è cercare di far passare per buono il quarto posto, ok? Oppure 7 risultati consecutivi senza subire gol, perché poi la squadra si adagia sugli allori. I giornalisti, ma anche tutti i tifosi, pensano che la cosa va bene, ma in realtà sono convinto proprio che la Juventus non deve assolutamente accontentarsi solo e soltanto del quarto posto. Questa rosa qua, con tutti i recuperati appunto che avremo adesso da gennaio a febbraio, può puntare non solo a vincere la Coppa Italia, ma può puntare a vincere l'Europa League e il campionato. Ovviamente non faremo questo triplete qui, però dobbiamo provarci, perché la rosa è fortissima. E se lo potessimo chiedere a qualsiasi allenatore big d'Europa, vi direbbe la stessa cosa. Ditemi cosa ne pensate del video, ragazzi. Mi raccomando, un bel pollicione alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci. Un abbraccio fortissimo da me e da Nile, che oggi è dolcissima, mi lecca dappertutto, gli sono mancato tanto. E come sempre vi ricordo, visto che molti lo state facendo, chi volesse salutato me lo faccia sapere nei commenti, lo metterò assolutamente in prima serata ogni volta che farò un video. E poi chi volesse abbonarsi al canale, visto che siete in tantissimi che sono riversati nel canale, fatelo, mi raccomando. Come sotto avete visto, ho messo le 3 opzioni di abbonamento. Il primo è Magni di Fiducia, Magni di Platino, Magni di Diamante. Più andate su e più avete benefit, tra cui la chat privata con me su WhatsApp e ovviamente le live faccia a faccia con me, oppure a gruppi in cui possiamo discutere, dibattere, possiamo conoscerci comunque più a 4 occhi e appunto confrontarci con tante opinioni, anche se a volte magari discordanti, però per arricchire un po' il nostro bagaglio sulla Juventus e su tutti i pensieri che avete nel calcio odierno, il calcio moderno, il calcio estero, eccetera. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti!